centimetri di altezza, l'estirno 3 centimetri e più lo spazio tra di loro che lo dobbiamo togliere di 3 centimetri 5. Vuol dire sarà un totale di 10 centimetri 5. A 10 centimetri 5 punto B e poi punto D devo mettere la misura del giroscolo sulla parte davanti che comprende pure la abbottonatura fino alla cucitura spalle, poi la parte dietro. Con il nostro centimetro vado a misurare la parte dietro, lo scolo, ho 8 centimetri, la parte davanti, cucitura spalla, 12,5 più 12,5. Ho ottenuto 20 centimetri più 0,5 più 5 mm, vuol dire ho ottenuto 21 centimetri. A 21 centimetri con l'altezza di 10 centimetri e 5. A, B, C, D. C, C1 a 3 centimetri. D, D1 a 4 centimetri. B, B1 a 3 centimetri, A1 a 4 centimetri. Dal punto B rientriamo di 1,5 cm. Questa sarà la abbottonatura sul davanti, 1,5 cm, e uniamo i punti. In questo punto mettiamo punto B2. Dal B2 si sale di 2 centimetri. Adesso appoggiamo il curvilineo che tocca il punto di 2 centimetri e arriva nel punto C e tracciate la linea. Poi dal punto VB che arriva in questo punto che l'abbiamo diviso in questo modo, punto D1 sulla linea a mezzo con l'aiuto di questo curvilineo piccolino, dovete appoggiare e di fare la linea curva da quest'angolo che tocca questo punto. Da questo punto appoggiamo il curvilineo e arriviamo nel punto C1. Arrotondate bene in questo punto. In questo punto abbiamo punto A, questa è la linea dello scuolo. Da questo punto dobbiamo uscire, nel mio caso metto 2 centimetri, ognuno mette i centimetri desiderati, potete mettere pure 3 centimetri. E adesso devo tracciare una linea per fare l'angolo del collo e di uscire di 1 centimetro fuori dal punto A. Mi fermo e con l'aiuto di curvilineo da questo punto devo arrivare nel punto D.
Questa è la parte di sopra del collo, questa è la parte di in basso. E adesso farò con un altro colore di sopra, solo il collo. Questa parte centro dietro. Centro dietro, centro dietro. Per oggi è tutto. A presto da Atelier Braga.